Perché lo fai, disperato allenatore mio? Perché lo fai? Io davvero non ti capisco. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scusate la voce, ma ho gridato come un matto alla YouTuber League. C'era Milan Juve. Mi hanno fatto impazzire, ragazzi. Non posso stare. Non posso stare fuori dal campo, cioè peggio, soffro di più. Urlo come un matto, poi, cioè se tu dici a una persona entra vai a sinistra, e quello entra e gioca a destra. Cioè, non mi ascolta. Non mi ascolta. Comunque, non vi spoilerò niente, poi vedrete, ci saranno sorprese, non vi dico niente. Sorprese. Detto questo, Pioli, cosa stai facendo? Cioè, ma io mi domando e dico, già la cagata, perdonami, però è una cagata, che 7 partite non si possono fare, perché? Perché? Poi c'è il mondiale, riposano 2 mesi, perché non le puoi fare 7 partite? Fai 7 partite. Cosa fai? Li tieni a riposo per il mondiale? Che ce ne frega noi del mondiale? 7 partite e gioca 7 partite. Che fa? Cosa succede? Veramente non capisco. Poi tra l'altro ha detto il portiere, non può fare 7 partite. 60 partite può fare un portiere. Che deve fare? Sta là. Che fa? Boh. C'è un portiere che giocano tutto l'anno gli stessi. Non gioca mai il secondo. E Nelson non può fare 7 partite. Vabbè che non è che tra Tatarusano e Mirante mi cambia la vita. Però sinceramente non ho capito Pioli. Va bene. E soprattutto, spiegami per quale santissimo motivo tu devi fare turnover domani col Monza. Tu devi vincere domani col Monza, Pioli. Devi vincere, non devi rischiare niente. Devi vincere. Poi oh, magari vinciamo lo stesso. Speriamo. Speriamo. Ma per quale motivo devi rischiare di perdere? Tu domani devi vincere. È inutile che fai turnover. Tu fai riposare i giocatori. Dopo 2 giorni si rompono. Perché abbiamo i giocatori che si rompono in 2 minuti. Quindi gli hai fatto fare un turnover inutile. Non serve. Si rompono lo stesso, anche se non li fai giocare. Cosa serve? Cioè, spiegami perché domani non gioca Leao. Poi oh, c'ho Rebic a fantacalcio, farà bene, ci mancherebbe altro. Ma non ha senso. Non ha nessun senso. Fa riposare Tonali, gioca Pobega. Vabbè, cioè io Pobega lo farei giocare, ma su a tre quarti. Rimetti Diaz, trequartista, che sono 2 anni che non serve trequartista. Per una volta che stava giocando quasi bene a destra, lo ributtiamo nella depressione e nella totale inutilità di tenerlo a sinistra, di tenerlo a trequarti. Non serve solo a trequarti, Diaz. Sono 3 anni che non serve. Raga, spero che non sia questa la formazione. Cioè, ve lo dico seriamente. Poi spero che vinciamo, cioè ovviamente. Mi auguro che vinciamo, no, spero, mi auguro che vinciamo in casa col Monza. Perché poi sono questi i punti che contano. Cioè, i punti che tu hai perso dalla prima non è lo scontro diretto con Napoli. Vedi, questo è ancora che non ha capito Pioli. A te i punti che mancano sono quelli di Sassuolo. Col Napoli ci può stare che fai una bella partita e vincono loro. Può capitare. Può capitare che in uno scontro diretto, anche se giochi bene, non vinci. Sono i punti di Sassuolo che mancano. E perché mancano i punti di Sassuolo? Perché hai fatto turnover inutile. Perché le altre partite ci sta. Con Napoli perso ci sta. Con l'Atalanta hai pareggiato a Bergamo ci sta. Hai fatto anche una buona partita. Che altri punti abbiamo perso? Sassuolo, Bergamo, Napoli. Che altri punti abbiamo perso? Mi ricordo neanche. Mi ricordo neanche. Cioè, tu domani vuoi perdere punti per forza. Per forza. Gasi le avversarie, le carichi. Oh, non perdere domani, eh. Non perdere. Ma metti i titolari. Ma c'è tempo per il turnover. Lo fai. Perché poi domani, sapete già cosa, sapete cosa succederà? Ve lo dico già. Che poi non risolviamo la partita. Deve mettere i titolari, che devono sforzarsi di più. E poi rischiano di più di farsi male, si stancano più di quanto si dovrebbero stancare ed è peggio. È peggio. Tu parti con i titolari.
Se la partita si mette bene, allora li cambi. E non gli fai fare 7 partite da 90 minuti. Gliene farei fare 45, 50, 60, 70, in base alla partita. Ma metti i titolari. Perché non metti i titolari? Cioè, io non capisco. Che poi io, rispetto alla formazione tipo, fondamentalmente, l'unico giocatore che io non metterei, cioè che i due che metterei sono Tonali e Leao, perché gli altri, bene o male, Diaz lo metterei anche, però lo metterei a destra. E se metti me, o metti Messias o metti Diaz. Pobega io lo metterei, ma lo metterei solo a tre quarti. Poi anche lì, una volta lo fai giocare a tre quarti, una volta lo fai giocare a centrocampo, Diaz l'hai fatto giocare a destra, ma lo fai giocare solo a tre quarti. Cioè, anche per i giocatori non va bene. È confusione. Domani ci sarà confusione, ve lo dico già, domani, oggi, ve lo dico in anticipo, confusione, e dovremmo alla fine mettere titolari per cercare gli ultimi 15-10 minuti di risolvere una partita dove loro perderanno tempo. Questo sarà, ve lo dico in anticipo, nella speranza di sbagliarmi e di vedere un Milan che vince e stravince. Me lo auguro, me lo auguro. Perlomeno spero veramente che sia finta la cosa di vedere Dest e non Kalulu, perché sennò veramente siamo alla frutta. Siamo veramente alla frutta, eh. Cioè, potevo capire un cambio. Mettevi Dest e facevi giocare Kalulu Tomori, ti capivo anche. O Kier Tomori, ti capivo. Un cambio. Poi mettevi Tonali Benasser, Pobega, a destra uno tra Diaz e Messias, Leao, Origi. Ti capivo. Oppure, meglio ancora, fai riposare uno tra Tonali e Benasser, che ci sta, dato che c'hai solo quei due, ci sta, dato che hai solo quei due, ma gli altri mi lasci i titolari, metti Kalulu a destra, Kjaer Tomori, Pobega sulla tre quarti, e facevi giocare Krunic o Krunic, Vranks, però diciamo Krunic. Potevo capire, ma così no. Poi scusami, se gioca sulla tre quarti Diaz, allora fai giocare De Ketelaere. Fai giocare De Ketelaere, fagli fare il primo tempo a De Ketelaere, mettigli i minuti nelle gambe. Scusami. E poi con la Croazia chi gioca? Non gioca De Ketelaere? Gli vuoi mettere i minuti pure a quel Cristiano? Non sono d'accordo, ragazzi, rarissimamente non sono d'accordo con Pioli. Non ero d'accordo a Sassuolo, e guarda com'è finita, e non sono d'accordo oggi. Spero che finisca diversamente da Sassuolo. Spero di sbagliare, spero che c'ha ragione Pioli come sempre e spero che la portiamo a casa perché è importante. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.